Toto Queen, che nasce a Marsala nel 2018 e che portiamo avanti con grande orgoglio nel ricordo di Freddie Mercury e tributando il giusto merito alla grande musica dei Queen, che a distanza di 32 anni, 33 ormai quasi dalla morte di Freddie Mercury, continua a riempire la vita di molti di noi. Cos'è che ancora incuriosisce dei Queen? Abbiamo, penso, credo, ascoltato tutto. La musica dei Queen è intramontabile e contestualmente con il livello, permettetemi, della musica attuale, penso che tornare indietro nel tempo a riascoltare la musica dei Queen, così come i Pink Floyd e tanti altri mostri sacri del rock, del pop rock mondiale, fa sempre bene alle orecchie. In più c'è il fatto che comunque Brian May e Roger Taylor, quindi chitarrista e batterista dei Queen, ancora sono in tour, in questo momento sono in Giappone, in tour giapponese, e quindi anche loro portano avanti la musica che fanno da più di 50 anni ormai, riempendo le orecchie e il cuore di molti appassionati. Tributo lo portiamo in giro per la Sicilia, siamo in pieno tour invernale, ci stiamo preparando con la nostra produzione per un tour estivo, auspichiamo che inizi anche dal mese di maggio-giugno per dare il via a una serie di eventi durante tutta l'estate nelle piazze della Sicilia, sperando di varcare anche lo stretto. Per noi è un onore essere qui oggi in questo teatro, perché è uno dei pochi teatri in Sicilia occidentale dove c'è un concetto di teatro molto... Per cui è il Tempio della Cultura. Il Tempio della Cultura ed evidentemente anche della musica, perché riuscire a fare musica in un teatro del genere con un pubblico interessato è il miglior viatico per un artista. Saputo che già il teatro è praticamente sold out, ci aspettiamo una partecipazione del pubblico, sperando che sia un tutto, che diventi un tutt'uno con la band. Noi puntiamo sempre al meglio, conosco gli organizzatori, insieme abbiamo lavorato al film della Passione di Cristo nel 2021, quindi ci siamo conosciuti bene, abbiamo lavorato bene e adesso li abbiamo ospitati con piacere a casa. Perché hai creduto a questa, a parte l'amicizia, e avere provato come lavorano l'organizzazione, perché hai creduto a questo tributo qui? Li ho ascoltati, li ho sentiti e sono veramente bravi, diciamo, vale la pena, ecco, è un momento musicale di alto livello. Hanno detto che c'è il teatro sold out, quasi un'impresa a riempirlo. Ultimamente, per fortuna, diciamo, con tutto ciò che abbiamo organizzato, anche con Angela Bambi nella Compagnia dei Baci, il teatro si è riempito, ecco, quindi siamo orgogliosi.